Darei subito la parola al governatore Roberto Formigoni. Grazie, buongiorno a tutti voi. Porto il saluto e porto la soddisfazione di Regione Lombardia e mia personale grandioso per gli anni di lavoro che abbiamo investito per arrivare a questo momento. Questa è certamente una delle zone. Torniamo indietro, l'Expo del 1906 fece conoscere al mondo la Fiera di Milano, la proiettò verso il futuro. Questo è anche il territorio dal quale è partito il primo segno eliporto sul tetto di un edificio in Europa, o in futuro. Essere un simbolo non astratto, ma concreto, insieme modernità e nuovo, di costruire le residenze per i cittadini, i negozi, gli spazi di socialità, modo nuovo di concepire l'abitare e lo spostarsi, il risiedere, il vivere, il godere delle bellezze dell'esistenza. È un progetto che si richiama a una storia che in questa parte della nostra città ha segnato la storia stessa della nostra città attraverso le diverse tappe, come ha già ricordato il Presidente Formigoni, dall'esposizione del 1906 alla Fiera Campionaria e ad altre realizzazioni che in questo luogo sono state realizzazioni significative per la nostra città. In questo senso questa nuova realizzazione è la dimostrazione che la nostra città è capace di innovare sempre. Quindi non si ferma alla propria storia, alla propria tradizione, anche se mantiene la propria storia e la propria tradizione, ma innesta su appunto la propria storia anche elementi innovativi. Questo progetto ne è un grande esempio. Sì, buongiorno, benvenuti di nuovo a tutti. Ringraziamento doveroso ma caldo e sentito al Presidente Formigoni, che con la sua presenza e il suo costante appoggio ci ha permesso di trovare delle strade che erano ampie rispetto a un progetto così importante. E un grazie per l'appassionata continua partecipazione, per le critiche, ma anche per la grande volontà di collaborazione al successo di questo progetto. Finisco ai ringraziamenti aggiungendo una piccolissima notazione personale, perché in questo luogo, in questo ambiente, io ho messo per la prima volta piede, professionalmente parlando, in tutt'altra situazione, con tutt'altro ruolo professionale, nel maggio del 2001, chiamato dal Presidente Roth. Questa era un'area molto viva, ma certamente anche molto, molto problematica. Un grande progetto, è un progetto complesso, un progetto con sfide tecniche difficili, con molte interfacce operative, logistiche, progettuali, programmatiche. È un progetto che per la sua strutturazione finanziaria richiede un controllo, una gestione attenta. Grazie. Before I share with you the newest member of the family of City Life, let me just say something for those of you who might not know it. 26 years ago, I and my wife took our two small children, left the United States and moved to Milano for one reason only, because we loved Milano. Our children went to school here, they are still Milanese, supporters of Inter and Milan. And Milano is in our hearts. This is not just another project, this is about Milano, a city that we love. We live here, our office on Piazza San Carlo, we are here. And being part of City Life is a fantastic thing, because it's one of the most spectacular projects that anybody can be involved in. Milano is one of the greatest cities in the world. You know it because you live here. But it's also a city which is dynamic, a city which is imaginative, and most important, it's a city that has fantastic people. It's a city where I met fantastic people on all levels of government, engineering, the City Life Board. This is a fantastic team, and of course, this is a team project.